Ora parliamo di un argomento molto delicato, ma spesso al centro delle cronache come i casi più recenti, la violenza sulle donne, violenze che possono essere verbali, psicologiche e spesso anche fisiche, di donne che vivono nella paura quotidiana. Questo argomento è al centro del libro intitolato Donne in silenzio, scritto da Pierangela Rubes, ospite nei nostri studi. Grazie per essere qui con noi e buonasera. Buonasera, grazie a voi innanzitutto per avermi invitata, perché per me è un piacere. Naturalmente questo libro l'ho scritto come monito a tutte le donne di prestare attenzione ai primi segnali di violenza che arrivano da parte di un uomo, che può essere il fidanzato, può essere il convivente, può essere il marito. Un inizio di violenza è sempre un campanello di allarme, perché sicuramente poi ne segue un'altra. Ci sono diversi tipi di violenza elencati all'interno del libro. Ci sono tipi di violenza verbale, perché anche quella non è ammessa, perché umilia, è umiliante la violenza verbale. Tipi di violenza psicologica, dove l'uomo si appropria della personalità della donna, arriva psicologicamente a rendere una donna dipendente da lui, a ritrovare quell'egemonia arcaica che l'uomo ha sempre avuto sulla donna, che l'uomo. Quindi è una violenza psicologica che toglie completamente l'autostima della donna. La donna non ha più autostima, la donna diventa il nulla. Spesso però la donna di fronte a situazioni di questo tipo resta in silenzio, non parla. La donna resta in silenzio perché ha paura. La donna ha paura perché davanti alla violenza psicologica lei si sente annientata, non ha armi per potersi difendere. Non ha armi per potersi difendere perché magari ci aggiunge anche la violenza economica. Teniamo conto che questo libro è dedicato a donne che vivono nei paesi di provincia, dove la violenza è un evento sommerso, non è eclatante come il femminicidio di cui noi assistiamo quasi tutti i giorni, o perlomeno a giorni alterni, in televisione. Poi c'è la vergogna, perché la vergogna di parlare, perché io non so reagire, io donna non so cosa fare, quindi ho vergogna di non avere armi per combattere un'egemonia che l'uomo non vuole assolutamente perdere, non vuole. Questo è un libro particolare sia per la suddivisione, che non è nei classici capitoli, sia per la copertina. È nera, quindi il nero rappresenta il tunnel dove la donna che subisce una violenza vaga alla ricerca di una possibilità di uscirne, perché non tutte rimangono in questo tunnel, qualcuna ne esce, e quando ne esce, esce una donna forte, esce una donna determinata, esce una donna che ricomincia a vivere. Con queste due figure rosse che voi vedete, che si vedono, praticamente ho immaginato due donne stanche che non riescono a trovare la via d'uscita. Ci sono 9 storie, ovviamente di donne che subiscono, hanno subito delle violenze, anche un femminicidio, che poi è rimasto noto, è rimasto. E ho messo nomi di fantasia di 9 donne che hanno veramente sofferto. Ci sono anche 2 poesie, una all'inizio e una alla fine. Sì, una all'inizio e una alla fine. La prima all'inizio è la stanchezza, cioè la donna proprio stanca che vaga alla ricerca di un sole, cioè un aforisma, il tiepido sole sarebbe, che ne so, un amore forse un po' più pulito, un amore che non contempla tradimenti, che non contempla violenze. L'ultima si chiama Il passato, è quella donna che finalmente è riuscita ad andarsene, è riuscita a ritrovare la voglia di vivere, ritrovare la voglia di vivere nelle piccole cose. È un argomento naturalmente che richiederebbe molto più tempo a disposizione per sì. Approfondimenti. Oggi però purtroppo è letteralmente volato via quello che noi abbiamo a disposizione, quindi ringraziamo Pierangela Rubes per essere stata nostra ospite. Grazie. Grazie a voi. Grazie.